sono davvero incazzato nero come cittadino, come consigliere comunale, come imprenditore nel settore della ristorazione. Sono il titolare della trattoria tarantina di Corso Umberto 51 e qui c'è il problema della raccolta differenziata. La rispetto alla regola, in maniera maniacale, rispetto alla raccolta del vetro, rispetto all'organico e rispetto all'indifferenziato. Vista la quantità enorme di indifferenziato, l'AMIU si era più volte impegnata a venire a raccogliere puntualmente anche l'indifferenziato, cosa che è accaduta solo qualche volta e poi mai più. Mi vedo costretto a tenere bustoni e bustoni e bustoni di indifferenziato nella trattoria perché non vengono a scaricarla. Mi si potrà dire, ma puoi conferirla, puoi portarla ai cassonetti, ma dove li devo portare se i cassonetti traboccano e non c'è spazio? Li devo lasciare a terra? Sono costretto a riportarmeli all'interno. La prima volta, la seconda volta, il terzo giorno, il quarto giorno, il quinto giorno, il sesto giorno, mi sono rotto le scatole. Allora a questo punto cosa sto per fare? Sto prendendo i sacchetti della indifferenziata che l'AMIU, sottolineo, si era impegnata a raccogliere, e li sto portando per protesta sotto Palazzo di Città. Sto riempiendo la mia macchina. Ovviamente, momentaneamente ho messo la macchina qui perché non c'è il carico-scarico. È il primo. Sdevacchiamo l'altro, come si dice a Taranto. Bene, abbiamo caricato tutto quasi in macchina, la macchina sembra diventato un compattatore e ora ci indirizziamo verso Palazzo di Città. Buongiorno, assessore Giorno, non vengono svuotati i rifiuti di un ristorante, li sto portando sotto Palazzo di Città, vediamo che succede. Scusi, dove li dovrei lasciare? Io ho un'attività commerciale e quindi è una forma di protesta. È una forma di protesta. No, no, mi spieghi, io, la mia è una protesta civile e democratica. E quindi civile e democratica questa. Ho avvertito, ho chiesto 100 volte all'AMIU di intervenire. Ho chiesto 100 volte di intervenire. No, 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 io non mi muovo da qui fin quando non interviene l'AMIU.
Non me li metta qui che ho le attrezzature. Non facciamo storie. No, le storie le faccio io, perché io sono un ristoratore, oltre che un consigliere comunale. Non sono una pezza da piedi. Io pago le tasse. Mi dispiace che lei stia facendo questo, che non le tocca neanche. E mi dispiace di cuore. Lei non merita, non c'entra niente in questa vicenda. Non c'entra in questo modo. Completamente. Fa la segnalazione all'AMI, ora sollecitiamo. No. Ora devono venire qui. Ora devono venire qui. L'AMI a scaricare. Se no li riprendo e li riporto fuori. Allora, per cortesia, l'AMI deve intervenire subito. Non è possibile. Sto segnalando ogni momento. Mi sono arrivato all'esasperazione di dover portare i sacchetti sotto Palazzo di Città. È una vergogna. Questo è il sindaco che parla di civiltà. Taranto è ridotta a una latrina. A una latrina è ridotta. E poi ci si sciacqua la bocca con i giochi del Mediterraneo. E teniamo la merda davanti a un ristorante dove si serve cibo. Mi chiama il vice sindaco per cortesia? Un assessore, un qualsiasi rappresentante dell'amministrazione. E a questo punto telefono al funzionario di Chima Ambiente AMIU, che si occupa di differenziata, il signor Conte, e mi avevano, come detto, garantito che sarebbero venuti a prendere i sacconi dell'indifferenziato. E sono Luigi Abbate. Senta, sono arrivato alla disperazione di dover prendere i sacchetti dell'immondizia e portarli davanti a Palazzo di Città. I sacchetti dell'immondizia stanno davanti a Palazzo di Città. Per cortesia, venite. Non sono venuti, non stanno venendo mai. Per cortesia, ora i sacchetti, sta succedendo un casino davanti a Palazzo di Città. Io non sto manco in servizio. No, ma non è con lei, è il sistema che non funziona. Ho collegato già ieri la segnalazione, l'ho detta al collega. E ho capito, però sta di fatto che qui non interviene nessuno. Io non mi muovo da Palazzo di Città con i sacchetti davanti, sta succedendo un casino. Mi dispiace, ma sono arrivato all'esasperazione, da cittadino e da consigliere comunale. Allora, Costanzo Carrieri, sono arrivato al punto, visto che lei è staffista, di dover prendere i sacchetti dell'immondizia e ho dovuto portarli qui davanti. È normale una cosa del genere? Mi dica lei, è normale una cosa del genere? Dove si somministrano cibi con l'immondizia a fianco? Lei è uno staffista, quindi una persona che viene dal mondo del... Lei è un consigliere comunale, quindi, che sa meglio di me. E quindi? Si... Cosa devo fare? Mi devo tenere la merda? Mi devo tenere la merda nel mio ristorante? Mi risponda. Vi sciacquate tanto la bocca? E si assumono staffisti su staffisti. E non so quando, io sto aspettando. Speriamo che arrivi. Queste sono le risposte. Questo è Costanzo Carrieri, staffista. Massimo rispetto per la sua persona, persona per bene, ma come vedete non sa rispondere. E Melucci sta a Bergamo e la merda sta a Taranto. Da quanto mi viene riferito dai vigili, pare che non ci sia nessun assessore a Palazzo di Città. Quindi io ho chiesto un amministratore, che un amministratore scenda, ma pare che non ci sia nessuno. Boh, strana questa città, eh? A Palazzo di Città che non c'è né il sindaco, né il vice sindaco, né un amministratore, da quello che mi hanno detto, non c'è nessuno. Boh, aspettiamo. Ho aspettato parecchio, forse saranno un 40 minuti, nessun mezzo dell'AMIO è venuto, a questo punto mi vedo costretto a riportare i sacconi nel mio locale e questa sera li conferirò negli appositi raccoglitori per la indifferenziata, ma non so se sarà possibile, non so, perché probabilmente sarà tutto pieno e non ci sarà spazio per conferirli. E sinceramente, da cittadino che ama Taranto, non mi sento di lasciarli a terra, dando, oltre che un'immagine pessima della città, creando anche una situazione certamente non di igiene urbano. Non ci voleva certo un mago per capirlo, sto portando i miei sacconi dell'indifferenziato, ma è impossibile perché guardate, è già tutto pieno, tutto trabocca. Questo è il fallimento dell'amministrazione Melucci. Questa è una situazione di merda, una situazione di merda. Guardate davanti alla ruota panoramica.
Così si fa turismo, Melucci? Così si fa turismo, Chima Ambiente Amiu? Così si fa turismo, Mancarelli? Così si fa turismo, Marti Aggiorno? C'è solo una parola, vergogna e basta. Ecco l'immagine di Taranto, quell'immagine che voi, con col vostro modo di amministrare, avete prodotto. Non ci sono parole. Ho le palle piene, come tutti quanti i tarantini. Ora basta! E proprio per concludere, non sono i cittadini civili perché lasciano fuori i sacchetti e perché i cassonetti sono traboccanti. Ancora una volta vergogna!